Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia sulle previsioni del tempo. Ecco l'anticiclone forte e robusto dalla Spagna alla Grecia. Un'area di alta pressione di origine africana sta mettendo le sue radici, portando con sé una ventata di caldo fuori stagione e temperature che saliranno anche di oltre 10 gradi rispetto alle medie del periodo. Su tutto il Mediterraneo i cieli sono quasi totalmente sereni, a parte innocue nubi presenti tra la Sardegna e la Tunisia, legate ad una debole area di instabilità che sarà presto scacciata dall'anticiclone. La giornata di oggi vedrà già un aumento della colonnina di mercurio su tutto il paese, con valori intorno a 18-20 gradi su molte regioni, specialmente al centro-sud. Oggi il caldo, come dicono gli esperti, sarà... Oggi proprio che oltre ai cieli sereni si attiverà un flusso caldo umido in risalita dal Nord Africa che andrà a sollecitare ulteriormente i termometri, specialmente al sud e su gran parte del centro. Le temperature saliranno sopra i 20 gradi, soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, con punte prossime ai 24-25 gradi sulle zone più interne dell'isola. La colonnina di mercurio non subirà invece grossi scossoni al nord, dove deboli infiltrazioni d'aria più fresca provocheranno una maggiore presenza di nubi. Venerdì l'apice 27 gradi in Sicilia. Il picco del caldo africano si raggiungerà venerdì 13 marzo sulle zone interne della Sicilia, si toccheranno addirittura valori tra i 26 e i 27 gradi, massime che si raggiungono normalmente nella seconda metà del mese di maggio. Non saranno inferiori però nemmeno nelle altre regioni meridionali, con termometri ovunque sopra i 20 gradi e punte fino ai 25 gradi tra Campania, Puglia e Calabria. Al centro-nord invece il quadro termico sarà condizionato da una maggiore influenza delle nubi, che potranno anche provocare deboli piogge. Ovviamente le temperature risulteranno stabili o a tratti anche in diminuzione, specialmente sulle aree interessate dalle precipitazioni. Fine settimana è incerto. Nella giornata di sabato l'anticiclone africano si mostrerà più debole e consentirà il transito di una veloce e modesta perturbazione che porterà ad un generale ridimensionamento dei valori termici anche al sud e sulla Sicilia, dove il clima tornerà sostanzialmente nella norma del periodo. Nel frattempo una ventata di piogge interesserà il centro-nord da ovest verso est, ma si tratterà di fenomeni per lo più deboli. Più al riparo il sud, dove non sono previsti fenomeni di rilievo. In arrivo sorprese fredde, forse. Se ne parla da alcuni giorni, se come sembra il vortice polare fortissimo durerà tutto l'inverno, dovesse collassare, tardive ondate di aria fredda colpirebbero l'Europa con risvolti tutti da vedere anche per il Mediterraneo e quindi l'Italia. Potremmo vivere un clima invernale fuori stagione con il ritorno della neve a quote basse. Vista la distanza temporale, ne riparleremo nei prossimi giorni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.